cercando Alessio, che era il protagonista maschile, e invece hanno trovato me davanti all'università perché assomigliavo al personaggio fisicamente. Bell'incontro, eh? Uno esce, uno dice, sì. No, io esco dall'università, vado a casa, vado a comprarmi a mangiare, che ne so, e no. Invece esco con un film in tasca, no. Sì, poi ho dovuto fare dei provini, un provino a Torino, dei provini a Roma, e in seguito è andata così. Dai, muoviti! Ti ho detto che non mi devi toccare, stronza! Ti ho detto che non mi devi toccare, stronza! 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 Se vuoi sapere come mangi, mangi come un porco! Sul film non ho conosciuto tantissime persone, nel senso non sono rimasta amica con molte persone, però qualcuno mi è rimasto, sono contenta. Tra cui la persona che faceva, il ragazzo che faceva il backstage nel film, che con cui io ci vediamo ancora, che mi fa piacere. Guardalo qua, guardalo qua, ma che ci faccio qui? Guarda! A volte il viaggio più bello è il meno organizzato. È grande, è grandissimo, ad oggi. Guarda, l'ultima volta che li abbiamo visti. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Questa è la partenza dell'arrivo contemporaneamente di Chiara e Daniele. Già, si gira! Ma allenare un gruppo di ragazze è come avere un gruppo di fidanzate. Io non ce l'ho ragazze, sono single. Li ho lasciate in Spagna. E come si chiamava? Juanito, Roberto, Pepito. E però sono fidanzate in concorrenza l'uno con l'altra per giocare. E poi sono fidanzate in concorrenza l'una con l'altra perché devono in qualche maniera conquistare il cuore del mister. È invidiosa! Non stiamo parlando di sentimento, ovviamente, stiamo parlando però di emotività. Di emozioni. E anche se io lo so che mi ami, non ritornerai. Vada! I tempigrammi arrivarono la settimana successiva. Perché in allenamento il martedì si infortunò Marta Carissimi. Marta Carissimi è una giovane giocatrice, però già esperta, molto brava, grande qualità, anche quantità. Venne portata negli spogliatoi, però non riusciva neanche a camminare, quindi insomma, in poche parole strappo. Io studio un primo anno di ingegneria gestionale. Oddio, studio. No, sì, dai, scherzo. Sto dando gli esami adesso. La settimana che avevamo iniziato in maniera così poco convincente, dato l'infortunio a Marta, si concludeva con la trasferta di Monza. Vino passito friulano, ma tu magari lo sai. Sono ubriacona qui. Io lo odio sto campo, ogni volta mi manca, fa schifo, pieno di donne. Comunque poi fa salire e scendere, questo dopo 10 minuti diventa un pantano, un campo di patate. Poi avete tutto il tiro. Un po' più giù. Fiamma Monza era la squadra campione d'Italia. La squadra che aveva vinto l'anno prima e che ci aveva preceduto insieme al Bardolino. Monza, Bardolino, Torino. Un pochino pativamo questa squadra. Non so se fossi io anche a trasmettere un po' di ansia e un po' troppa di aspettativa, perché Fiamma Monza era stata la mia squadra prima del Torino. Io ve lo giuro, anche se mi dicono le cose peggiori della vita, se mi sputano addosso, non me ne importa niente. Sarò impassibile, perché tanto mi fate voi essere tranquilli. L'unica cosa è solo quando guardiamo la loro maglia e vediamo lo scudetto. Questo deve farci
venire il sangue agli occhi, ma il cervello freddo, freddo. Quindi tranquille, serene, serene su tutto. Loro ci hanno paura, loro hanno detto siete primi in classifica. Ah, siete primi quest'anno, sì, siamo primi, dobbiamo rimanere primi. Concentrate adesso, concentrate, giocare a calcio è bello e mantenere la testa è più bello ancora. Dai, preparatevi con le Vai a casa! Andate dentro! E l'anno prima a Monza perdemmo. E perdemmo anche stavolta. Che cazzo hanno fatto? Ma cosa hanno fatto? Un tiro di merda! Hanno vinto, hanno vinto. 11 di difesa, fanno un tiro, vanno 11 di difesa. Hanno vinto a fare. Insomma, si chiuse male quel sabato sera. Eppure eravamo secondi perché il Bardolino ci aveva sopravanzato di un punto, quindi insomma era una situazione buona, ma evidentemente quel nervosismo conteneva i germi del periodo difficile, alla scomparsa di Valentino, al primo infortunio grave della stagione di Marta, carissimi, e si aggiunse l'aggressione a me. Era la notte tra un mercoledì e un giovedì. E quella notte venni aggredito da due rapinatori che più che rapinarmi mi spaccarono la faccia in senso letterale, cioè mi diedero un bel pugno qui, spaccandomi il condilo della mandibola e quindi venni operato il giorno successivo e la squadra, già un pochino sbandata per quella sconfitta, ne risentì. L'allenatore, nel bene o nel male, è un punto di riferimento. La squadra quindi arrivò alla partita con il Porto Mantovano un po' scarica e un po' a disagio. E difatti, mentre io ero nel letto di ospedale, Porto Mantovano è una squadra neopromossa e fino allora non aveva incamerato nessun punto, aveva perso tutte le partite. Lo stesso allenatore in seconda, che si chiama Carmelo Roselli, il preparatore atletico David Chiodo, non mi chiamavano. Allora chiamai Marta carissimi, che essendo infortunata era in tribuna e siccome una ragazza estremamente diligente aveva fatto un resoconto della partita. I voti di carissimi Marta. E anche dalle occasioni che lei raccontava avevamo fatto poco e male. Poco dopo l'inizio della ripresa andò in vantaggio il Porto Mantovano. E io veramente pensai, Dio mio, adesso stavolta perdiamo. E invece fu la volta di Veronica Cantoro, inserita. Come spesso le capitava, decisiva. Fece un gol straordinario che io non vidi mai, da calcio d'angolo, direttamente da calcio d'angolo. E una traiettoria a girare voluta, che fece l'1-1 e poi ancora. Un'azione splendida, mi venne raccontato di Ilaria, l'assist per Veronica. Il 2-1, rovesciamo il risultato e vinciamo una partita. E fu molto importante vincerla.